Allora, ho fatto tutta quanta la righetta attorno al bordo e l'ho fissato finalmente alla mia fodera. Vi faccio vedere il retro dove ho realizzato lo zigzag attorno al riquadro che abbiamo fatto poco fa, insomma. Adesso il passaggio successivo sarebbe quello di valutare il punto in cui desideriamo fare la tasca interna nella nostra borsa. Allora io vorrei fare una serie di valutazioni. Innanzitutto vorrei poggiare e fissare alla meglio la fodera che abbiamo appena terminato, in modo tale che ci dia la dimensione giusta del nostro pannello, e poi con l'aiuto dell'altro pannello che sta sul davanti della borsa vedremo di valutare il punto esatto in cui conviene mettere la tasca, perché naturalmente non deve superare l'altezza della borsa e nello stesso tempo non deve essere posizionata troppo in basso, perché altrimenti realizzeremo una tasca un po' troppo piccola, insomma, rispetto alle dimensioni della borsa, che sono abbastanza considerevoli. Ecco, allora il nostro pannello è bloccato. E la patella dovrebbe fare questo lavoro, girare su questo fronte. L'altro pannellino anteriore, come vi ricordo, è questo, che dovrebbe essere inserito qui dentro. Quindi in realtà l'altezza della borsa è suggerita dal pannellino anteriore che siamo andati a posizionare di fronte alla padella. Quindi segnaliamo la fine del pannellino anteriore con due spille, sia di qua che nell'altra posizione, per andare a verificare qual è l'altezza massima che non dobbiamo superare per realizzare la nostra tasca. Ecco, io direi che ci siamo, perché io avevo segnalato con queste due spille, anzi direi che forse siamo anche un po' bassini, possiamo farla anche un po' più alta, visto che facendo poi il lavoro in modo definitivo riusciamo a fare le giuste valutazioni. Allora, l'altezza massima quindi della nostra borsa sarà 23, e qui è confermato, l'avevamo progettato e a quanto pare siamo riusciti a rimanere fedeli alla, ecco, 23, al progetto iniziale. E invece la nostra tasca starà a 20 centimetri, che mi sembra anche ecco, 20-21, diciamo. Allora, adesso possiamo spostarci sul retro per verificare come andare a realizzare la nostra tasca filettata. Quindi la tasca filettata sarà un argomento che io svilupperò su un tutorial a parte, che poi linkerò su questo tutorial. Però questa parte di progettazione della tasca la volevo fare assieme a voi proprio per avere i riferimenti giusti nel caso voi non aveste proprio le mie identiche misure, diciamo, per vedere come fare la valutazione dell'inserimento della tasca. Quindi io a questo punto confermerei la valutazione di 20 centimetri a partire dal bordo. Quindi 20 da qua, metterei uno spillo definitivo, 20 da qua e mettiamo un bello spillo, 20. Ecco, io vorrei realizzare una tasca abbastanza grande, che io credo di aver preso abbastanza grande da poter accogliere
parecchi oggetti che normalmente vanno in giro per la borsa, invece in questo modo riusciamo a reperirli con più facilità. Quindi 20, ultima misurazione, 20 anche di qua. Quindi qui faremo la nostra tasca filettata con una bella lampo che ci consente di aprire questa tasca all'interno della borsa e di poterla utilizzare al meglio. Nel fondo della tasca io utilizzerò la stoffa nell'altro verso. Ricordo che la mia stoffa era così, era su questo sfondo rosso o amaranto, diciamo, con strisce nere e viceversa, è double face. Il fondo, l'interno della borsa, io utilizzerò questa parte della fodera perché mi piace questa ambivalenza praticamente. Quindi, ripeto, la filettatura è un argomento che io tratterò a parte perché sarà senz'altro un argomento che rivedremo poi in altre occasioni e quindi per quanto riguarda la borsa concluderei il discorso alla progettazione, al punto in cui dobbiamo realizzare la filettatura. Poi con la filettatura vera e propria metterò un link in modo tale che voi possiate rintracciare il tutorial che tratta solamente di questo, quindi ci vediamo tra un po'. Allora, questo è il pannello completo di tasca filettata. Vedete? La tasca all'interno ha il colore opposto a quello di fondo del pannello e ora il nostro pannello foderato va attaccato come per tutti gli altri al pannello originale che abbiamo già rivestito di rete. Quindi mettete le spille sugli angoli e procedete alla rifinitura lungo tutto il perimetro del pannello con un giro di punto basso per unire i due strati, così come abbiamo visto per il primo pannello che abbiamo realizzato insieme. Fate tutto il perimetro naturalmente e chiudete le due metà e chiudetele insieme a sandwich. E questo sarà il nostro pannello principale composto da padella e da fondo dietro, che poi sarà completo con il pannellino anteriore. Poi i laterali, il fondo e avremo completato la borsa. Quindi adesso ci manca soltanto questo passaggio di chiusura del pannello principale con questo giro di punto basso lungo tutto il perimetro della fodera e del pannello messi assieme. Non lo rivediamo perché è esattamente lo stesso procedimento che abbiamo visto con il primo pannellino, è identico. E fatto questo giro di punto basso per chiudere il pannello principale, sarà arrivato il momento di montare la borsa unendo tutti assieme i vari pannelli tra di loro. Quindi uniremo questo, uniremo il frontalino davanti, il fondo della borsa che è stato già foderato e i laterali. Questo è uno con la foderatura e la calamita e questo è l'altro. Ecco, sono tutti pezzi esterno e interno già sistemati, già tutti quanti bordati, resta soltanto il montaggio finale. Quindi quando avremo concluso la chiusura di quest'ultimo pannello, ci occuperemo del montaggio finale, vedremo come ci dobbiamo comportare. Ci vediamo tra un pochino per fare il montaggio della borsa. A tra poco. Bene, ho concluso la chiusura della mia
del mio pannello principale, ho unito la parte in fodera con la parte ad uncinetto con il solito giro a punto basso lungo tutto il perimetro, come vedrete. E ecco, la tasca filettata sta benissimo, l'ho realizzata. Vi linkerò il tutorial relativo soltanto alla tasca filettata e naturalmente nel momento in cui andrete a realizzare la borsa, andrete a consultare quel tutorial per seguire la scuola relativa alla tasca filettata, la scuola di cucito naturalmente. Oh, per quanto riguarda la borsa, ho montato il mio pannello di fodera sul pannello principale, come vi dicevo, e volevo fare con voi un ulteriore passaggio che mi sembra necessario. Ricorderete che abbiamo tolto la fodera nella cavità dove va inserita la chiusura. I due lembi di uncinetto, quindi, cioè quello del pannello principale e quello del pannello di fodera, vanno uniti assieme. Io speravo di poterli unire così direttamente ed inserirli direttamente nella chiusura, ma ho l'impressione che sia una manovra un po' troppo azzardata. Quindi io ho pensato di unire i due lembi di uncinetto con un giro di punto basso tutto attorno, in modo tale che nel momento in cui andiamo a inserire la chiusura, ci troviamo a che fare con un unico giro di uncinetto che possiamo tranquillamente bloccare con le viti. Quindi io adesso non sto facendo altro che unire esattamente come abbiamo fatto per i pannelli esterni, per la parte esterna dei pannelli, i due lembi di uncinetto con un giro di punto basso. Quindi prendo un punto basso dal pannello principale e il punto basso di dietro e li unisco con un punto basso. E chiudo, quindi prendo una catenella sulla catenella di base del pannello principale. Mezza catenella dal punto basso di dietro perché abbiamo montato le maglie e realizzo un punto basso, quindi una di qua, una di là e realizzo il punto basso. Nessuna novità rispetto a quello che abbiamo già fatto sul pannello principale e anche sugli altri pannelli per unire i due lembi di fodera e di uncinetto praticamente. Lo farò anche all'interno di questa cavità perché in questo modo la situazione sarà più pulita rispetto a quella in cui mi troverei se tenessi separati i due lembi e ho l'impressione che avremo meno problemi a montare la chiusura. Quindi prendo una catenella di qua, un'altra di là e faccio il punto basso. Molto semplicemente, ecco, vedete? Pulisce meglio, il foro si impiccolisce ulteriormente. E eliminiamo tutte le sfrangettature che normalmente quando si montano le maglie e quando si fanno gli aumenti laterali in una lavorazione ci sono, insomma. Quindi con quest'ultimo giro di punto basso realizziamo l'ultima chiusura, tra l'altro rende anche il tutto più stabile, più robusto, e dopodiché montiamo la chiusura definitivamente. Quindi continuate in questo modo realizzando un giro di punto basso e unendo i due lembi assieme e quindi prendendo un punto di qua e un punto di là in questo modo e chiudendo con un giro di punto basso. Ci vediamo alla fine di questo lavoro per montare la chiusura. A tra poco. Ecco fatto, ho completato il circolino di punto basso. Come vedete, la chiusura ha assunto una dimensione e una finitura migliore, decisamente migliore.
e poggiandoci sopra il nostro riquadro si vede che la situazione è decisamente migliorata. Adesso io devo con una vite a stella togliere le viti e proviamo ad inserirla in modo definitivo. Finora abbiamo soltanto preso le dimensioni, le misure e quant'altro. Ora tenterei un montaggio finale. Ecco, ho messo tutte e quattro le viti per creare l'invito all'inserimento e poi con il giravite mando dentro alla scanalatura il bordo rimanente del mio riquadro. Quindi assolutamente fate questo lavoro di finitura a fine lavoro perché vi servirà senz'altro per il montaggio della vostra griglietta finale del girello. Allora, io però vorrei mettere un filo di colla per fare in modo che questo passaggio si blocchi e togliendo le viti, non sia costretta poi a ricreare tutta quanta la situazione. Quindi prendete un po' di colla, io sto usando questa di tipo shine acrilico. Ecco, l'ho aperta. Fate molta attenzione quando usate questa colla perché è pericolosa. Io la vado a inserire lungo il bordino. Tutto attorno, perché almeno questo lavoro di bloccaggio sia fatto più definitivo, diciamo. Poi cerco di aiutarmi con la con il coso, con la punta e vado a infilare il bordo proprio dentro alla scanalatura, cercando di bloccare il più possibile la parte lavorata ad uncinetto. Poi vorrei togliere le mie viti, sperando che resti tutto un po' cristallizzato, e a quanto pare la manovra è riuscita perché i bordi sono tutti
tutti bloccati e ora andrei a mettere la mia griglietta. Credo che non ci sia motivo di dubitare che a questo punto la chiusura regga. Tra l'altro la colla formerà un tutt'uno con la griglia principale e di conseguenza, ecco, il nostro pannellino anteriore è finito. Abbiamo fatto tutto quanto, come vedete dentro è ben rifinita, ci sono tutti i bordi, tutto quanto a posto, la nostra lampo, la tasca dentro ha il colore opposto a quello esterno, così come le filettature. Il girello dovrebbe essere in ordine perché l'altro l'abbiamo già montato. Non ci resta altro che montare tutti i pannelli. Quindi io andrò a togliere le ultime imbastiture che mi trovo sui vari pannelli dovuti al bloccaggio del bordo di rifinitura sulle fodere, e dopodiché procediamo con la cucitura dei pannelli tra loro. Quindi ci vediamo tra poco. Ecco, passiamo al passaggio saliente di montaggio dei vari pannelli tra loro. Allora, io ho preso il fondo della mia borsa e il frontalino che va sotto la padella, per intenderci. Li ho uniti tra di loro e ho messo uno spillo nell'angolo opposto per bloccare i due pannelli assieme. E poi ho bloccato il filo e ho cominciato la cucitura dei due pannelli tra di loro. Allora, vorrei farvi vedere come si fa. Magari tenterò un ravvicinamento della camera per vedere se riesco, ecco, a farvi vedere bene il passaggio. Allora, tiro il filo. Il filo esce da questa catenella posteriore. Io mi infilo con l'ago in quella accanto del pannello principale e in quella frontale del fondo della mia borsa. Quindi prendo questo e questo assieme, che sono uno di fronte all'altra, e tiro. Allora, da quest'altra parte il filo esce da questa catenella, vedete? Allora io mi infilo nella catenella successiva e nella catenella frontale del pannello che sto unendo, in questo modo, e tiro il filo. E ricomincio. Il filo esce da questa catenella, questa qui. Io infilo l'ago nella catenella successiva e nella catenella frontale del pannello che sto montando assieme e tiro. E da quest'altra parte la stessa cosa, il filo esce da qui, da questa qui, io inserisco l'ago in questa e poi nella catenella frontale del pannello accanto. Tiro il filo bene, faccio così fino alla fine del giro.
Quando sono arrivata alla fine del giro, faccio il giro di ritorno, che sarà identico ma opposto. Quindi qui in questo modo faccio un giro, un punto sì e un punto no. Quando faccio il giro di ritorno, dove ho fatto il punto salto e dove non l'ho fatto lo inserisco. Quindi per ora proseguite in questo modo fino alla fine del giro, fino alla fine del lato. Ecco, allora sono arrivata alla fine del lato, del mio lato. E ho passato, ecco il filo esce da questa, avvicino un attimo, il filo esce da questa catenella e come ultimo passaggio mi inserisco nell'angolo dove ci sono gli aumenti e tiro il filo. Adesso devo fare il giro di ritorno. Nel giro di ritorno io devo rientrare nella catenella successiva a quella dell'angolo e inserirmi in quella frontale del lato opposto, facendo in questo modo il giro mancante che ho trascurato all'andata. Poi esco da questa catenella, mi infilo nella successiva e di conseguenza in quella di fronte e faccio il punto mancante. Vedete che qui manca il punto sta di qua nella catenella successiva. Lo vado a realizzare in questo momento facendo il giro di ritorno. Quindi tiro il filo. E a questo punto i punti sono due, vedete, sta su tutte e due le catenelle. Poi il filo esce da questo, mi infilo nella catenella successiva e torno sul fronte del lavoro. Il mio ultimo punto era questo che ho appena realizzato, e il mio successivo punto è questo. Vorrei farvelo vedere perché ecco, è questo qui. Quindi qui in mezzo io non ho fatto nulla, infatti la catenella esce. E allora io lo realizzo in questo momento. E un punto sì e un punto no, come ho fatto all'andata, però sfalsando il lavoro, ricostruisco la cucitura anche nell'altro senso e realizzo questo bordino lungo tutto il perimetro che dà spessore ai laterali, vedete? Non so se si riesce a vedere. Quindi proseguendo, io infilo l'ago nella catenella successiva. Il filo esce da qui. Io mi infilo nella catenella successiva, sia sul davanti che sul retro, e vado a comporre il punto che all'andata avevo saltato. Tiro il filo, mi trovo sul fronte retro. Scusate, sul retro praticamente, il filo esce da questa e mi infilo in quella successiva a creare il punto che all'andata non avevo fatto e che avevo saltato. Quindi facendo lo stesso lavoro che ho fatto all'andata, un punto sì, un punto no, vado a intervenire dove all'andata ho saltato e viceversa. Quindi proseguite in questo modo fino alla fine del lato. Io per ora ho montato il fondo con il frontalino davanti. Naturalmente, dovete montare tutto il resto della borsa, quindi di qua ci andrà il retro della borsa con la patella e i laterali, uno di qua e uno di là. Quindi fate questo lavoro di cucitura su tutte le parti della vostra borsa. Vi faccio vedere in che modo. Allora, per ora sto cucendo il fondo con il fronte della borsa. Da quest'altra parte, sempre sul fondo, dovrò cucire l'altra parte speculare a questa, in questo modo, cioè qua, da un lato all'altro, e che praticamente costituisce il retro della borsa e la patella. E poi
Nella parte piccola dovrò inserire i laterali che andranno poi cuciti con gli angoli. In questo modo, con questa e l'altra parte, a ricostruire la borsa. Quindi quando avrete riunito tutti quanti i vostri pannelli uno accanto all'altro, avrete a questo punto terminato il vostro progetto, il mio progetto, insomma, la borsa. Ecco, quindi unite tutti i pannelli uno accanto all'altro e con questa cucitura che vi ho mostrato adesso, e ci rivediamo a fine lavoro per montare. A questo punto resterà soltanto il montaggio del manico, perché per il resto abbiamo operato tutti quanti gli altri elementi. Bene, ho montato tutta la borsa, eccola, tutti quanti i pannelli dentro con la sua lampo, dentro è tutta foderata con questi bordi che ho fatto, la chiusura nella parte posteriore, nella parte anteriore, con la possibilità, ecco, con la sua chiusura. Ecco, ci sono i ponticelli, questo è il retro della borsa, questo è il fondo con i piedini. Manca soltanto l'inserimento del manico, che tra l'altro non è difficilissimo, però lo facciamo insieme così concludiamo il tutorial. Allora, il manico ha un perno passante che si tira fuori svitando questa vite laterale. Quindi prendete un giravite piatto, svitate ed esce questo perno, vedete, e di conseguenza si toglie il fermaglio, l'anello. Fate altrettanto dall'altra parte, si toglie, gli anelli vanno inseriti dentro ai ponticelli e poi vanno inseriti di nuovo nel... Facciamo il contrario perché così rimane più facile l'avvitatura. E poi vanno inseriti nel... Credo che sia... Ah no, no, uno è forato e uno no, chiaramente, no? Uno accoglie e quindi, ecco, il perno va rimesso dentro. Scusate, ma... La borsa è enorme e quindi proprio non entra nella light box. Allora, ecco, una volta inserito il perno, facendo passare, credo che non si sia visto nulla. Adesso vediamo se riesco a fare un avvicinamento. Allora, vediamo un pochino. Si smonta il gancio, si infila dentro al ponticello e poi si rinfila il manico all'interno dell'anello e poi si rinfila il perno nella cavità e poi si chiude, si avvita. Cercando di centrare, ecco, è molto semplice, ecco, il gioco è fatto. Facciamo anche di là, così almeno, ecco, l'anello è già pronto. Inseriamo il manico con il foro, vedete che c'è il foro in prossimità del gancio, dove il gancio ha questi inviti praticamente,
Si infila il perno dentro e poi si procede all'avvitatura. E il manico è pronto. Eccolo. La borsa è completa. Il tutorial è stato veramente lunghissimo, però era un progetto particolare. Ho fatto dei passaggi un po' particolari e quindi ecco, siamo al dunque. Quindi vi rimando al prossimo tutorial, che sarà quello che riguarderà il cucito, perché riguarderà una borsa che io metterò qui all'interno della mia borsa e verrà attaccata da queste due calamite, quindi un sacchettino che sarà inserito nella parte interna della borsa, oltre ad avere questa tasca con la lampo, non so se ve l'ho fatta vedere, ecco, vedete, l'interno della tasca è dell'altro colore. La tasca è fermata da questa cucitura, quindi non scende. Dentro è tutto foderato. La fodera rimane bella aderente, non la dovete ritirare su ad ogni attimo. La cavità è completamente libera, quindi i vostri oggetti saranno, spero, rintracciati velocemente. Ecco, non c'è altro. Quindi chiudiamo il tutorial. Il prossimo tutorial di cucito quindi verterà su questa taschina, questo piccolo questa piccola pochette che dobbiamo inserire dentro alla borsa, e per il resto nient'altro. Quindi ci vediamo alla prossima.